Seconda parte del nostro telegiornale, bentrovati in studio. Truffa alla sanità. I carabinieri di Modica hanno eseguito 5 misure cautelari e denunciato 18 persone, molte delle quali operatori sanitari dell'ospedale maggiore di Modica. Vediamo. Rivelazione di segreto di ufficio e false attestazioni per favorire imprese funebri e assistenza abusiva a malati con farmaci sottratti all'ospedale. Sono le accuse mosse nei confronti di oltre una decina di persone coinvolte in un'inchiesta che riguarda la sanità Iblea. In particolare, i carabinieri stamane hanno dato esecuzione a 5 ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Modica nei confronti di altrettante persone, delle quali 2 arrestate, poste domiciliari e 3 sottoposte all'obbligo di firma per i reati di truffa, falsità ideologica, peculato e cessioni di stupefacenti. Gli arrestati sottoposti ai domiciliari sono Raffaela Paladino, titolare dell'omonima agenzia di onoranze funebri, e Vincenzo Giummarra. Gaetano Puccia, invece, marito della Palladino, Salvatore Medici, ausiliario sociosanitario in servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Modica, e Alessandro Graziano Agosta sono stati sottoposti all'obbligo di firma. L'attività investigativa ha permesso di fare luce su una vasta rete di rapporti di natura illecita tra alcune agenzie di onoranze funebri locali e personale medico e paramedico dell'ospedale maggiore di Modica, finalizzati attraverso ripetuti abusi ed omissioni d'ufficio da parte del personale dipendente del citato nosocomio a favorire alcune agenzie di onoranze funebri che potevano vantare un collegamento all'interno dell'ospedale maggiore. In particolare, medici e paramedici compiacenti, oltre a segnalare all'agenzia funebre di loro riferimento il decesso dei pazienti in violazione del segreto professionale di riservatezza, ne falsificavano i documenti di uscita dall'ospedale, simulando che gli stessi fossero stati dimessi dall'ospedale ancora in vita, e ciò allo scopo di evitare i tempi di consegna della salma ai familiari previsti per legge in caso di decesso presso la struttura sanitaria. L'agenzia curava poi, per mezzo di una propria ambulanza, il trasporto della salma presso la sua abitazione e quindi le successive onoranze funebri. L'indagine ha permesso inoltre di rivelare come alcuni operatori paramedici dell'ospedale maggiore, nonostante il rapporto di esclusività che li legava con l'ASP di Ragusa, si dedicavano ad attività lavorativa improprio presso strutture private, talvolta negli stessi orari di espletamento del pubblico servizio, in cambio di cospicui compensi, peraltro non dichiarati al fisco. Questi infermieri provvedevano anche a segnalare soprattutto i malati terminali all'agenzia di onoranze funebri di loro riferimento, addirittura usando un telefono di servizio che le agenzie fornivano loro. Oltre 5 soggetti poc'anzi indicati risultano indagate nell'operazione altre 18 persone, tra medici, infermieri, titolari e dipendenti di agenzie di pompe funebri. A Vittoria sono stati arrestati dalla polizia 2 giovani ritenuti autori di una rapina e danni di un'anziana. Rapirono una vecchietta arrestati. Gli agenti della squadra mobile di Ragusa e del commissariato di Vittoria hanno tratto in arresto Alessio Rotante e Giovanni Bocchieri, entrambi di Vittoria, ritenuti responsabili di rapina e danni di un'anziana donna di 74 anni. I 2 malviventi erano riusciti intorno alle 14 di ieri ad introdursi all'interno di un'abitazione della vittima tramite un'apertura ubicata al primo piano, mentre la padrona di casa riposava. Quest'ultima, dopo aver udito dei rumori provenienti dal piano superiore, mentre si accingeva a salire le scale, si è trovata davanti ai 2 malviventi che, a viso scoperto, dopo averle coperto la bocca, l'hanno trascinata giù per le scale. Nel frattempo uno dei 2 prendeva un rotolo di nastro adesivo e con l'aiuto del complice le legava i polsi. Tuttavia, di lì a poco, l'anziana riusciva a divincolarsi e slegarsi e i 2 malviventi hanno iniziato a picchiarla e a minacciarla di morte. Durante la colluttazione l'anziana ha graffiato uno di loro, mentre un vicino di casa ha bussato alla porta. I 2 giovani, colti di sorpresa, sono fuggiti. Grazie ai primi accertamenti subito esperiti dagli uffici operanti e alle immagini di una telecamera presente nelle vicinanze, i 2 malviventi sono stati individuati. I 2, Rotante e Bocchieri, sono stati così dichiarati in stato di arresto e tradotti presso la locale casa circondariale di Ragusa. Sono in corso indagini al fine di verificare se i 2 soggetti sono coinvolti in analoghi episodi accaduti a Vittoria nell'ultimo periodo. Visita da parte del comandante della Legione Carabinieri Sicilia di Palermo, il generale di divisione Riccardo Amato, presso il comando di Ragusa. Il generale ha fatto visita al prefetto Annunziato Vardè. Successivamente si è intrattenuto con il questore Giuseppe Gammino, con il presidente del tribunale Giuseppe Tamburrini e con il procuratore della Repubblica Carmelo Petralia. Infine è giunto alla sede del comando provinciale Carabinieri di Ragusa, dove ha incontrato tutti i militari. La prefettura esprime contrarietà sul processo di assunzioni dai netturbini dell'AMIO di Vittoria, una prima decisione presa dopo le critiche mosse dall'opposizione. Vediamo.
Ancora al centro dei riflettori vittoriesi è una zona dove da tempo non batte il sole, l'Amio. Dopo le critiche mosse dalle opposizioni riguardo i criteri e le modalità per l'assunzione dei lavoratori e un bando poco pubblicizzato, l'Amio è passata sul tavolo della prefettura. A fronte delle ombre riscontrate sulla vicenda, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Giovanni Moscato, aveva invitato il collegio a revocare immediatamente l'incarico affidato alla Praxi S.p.A., e a voler procedere alla formazione delle graduatorie secondo i criteri dettati dal Consiglio Comunale senza ulteriore sperpero di denaro pubblico, evitando selezioni inutili e ridicole. Così la Prefettura ieri ha sospeso il processo di assunzioni e selezioni del personale. All'Amio le ultime proroghe dei vecchi contratti avranno termine domani e senza nuovo personale la città di Vittoria rischia di essere invasa dai rifiuti. Si tratta di una questione lunga che almeno impiegherà un paio di settimane e ora tocca al sindaco Giuseppe Nicosia trovare una soluzione nel breve termine per l'igiene della città. Iniziano oggi gli esami di maturità. Alle 8:30 di stamattina gli studenti del quinto anno scolastico hanno affrontato la prima prova, cioè il tema di italiano. Tanta l'emozione tra i candidati. Al via oggi gli esami di Stato 2013 per 500.000 candidati. Alle 8:30 di questa mattina gli alunni del quinto anno scolastico hanno sostenuto la prima prova, quella di italiano, nelle quattro tipologie per una durata complessiva di 6 ore. Tra i temi gli alunni hanno potuto scegliere tra l'individuo e la società di massa, gli omicidi politici, Stato, mercato e democrazia, la ricerca sul cervello. Sono questi gli argomenti dei quattro saggi brevi o articolo di giornale in cui si sono cimentati i maturandi. Fra i brani offerti per realizzare il saggio breve articolo di giornale, nella traccia di ambito storico-politico, c'è un articolo del Corriere della Sera sul rapimento Moro. La traccia storica invece è sui paesi in via di sviluppo, i cosiddetti BRICS. L'autore scelto per la prima prova di italiano della maturità, analisi del testo, è Claudio Magris, per la prefazione di L'infinito viaggiare. Per l'ambito artistico-letterario del saggio breve in questa maturità 2013 è stato scelto una traccia sull'individuo e società di massa. Fra i brani offerti per realizzarla compaiono due autori italiani del Novecento, ovvero Pasolini e Montale. Fra le tracce della maturità ce n'è una sulla ricerca sul cervello. Dopo lo svolgimento del tema di italiano, gli esami proseguiranno domani, 20 giugno, con la seconda prova scritta, diversa a seconda degli indirizzi, e lunedì 24 giugno con la terza prova scritta pluridisciplinare, predisposta dalle commissioni. E questa mattina siamo andati all'uscita di alcuni istituti della città di Comiso per sentire quali sono state le tracce che i maturandi hanno scelto. Oggi prima prova di italiano, tanta l'emozione? Sì, abbastanza. Ci aspettavamo, ad esempio, io mi aspettavo di più temi su letteratura, autori in generale, invece no, erano analisi del testo, saggio breve, temi di storia, attualità. L'emozione era tanta? No, non tanto, domani sarà di più, anche perché è 4 ore, non 6. Quale tema hai scelto? Io ho scelto l'analisi del testo, era basato su un saggio di Magris, e parlava del viaggio, inteso anche come oltrepassare le frontiere fra i popoli, conoscersi meglio e superare appunto le diversità. Allora, ho scelto la tipologia di attualità, tipologia D, che parlava praticamente della coalizzazione, quindi cooperazione tra individui. Un tema abbastanza attuale, abbastanza complesso anche, ma comunque noi dello scientifico comunque ce la sappiamo cavare in qualsiasi caso, giustamente Ugicio prepara tutto. Che tema hai scelto? Quello di individuo, il rapporto tra l'individuo e mass media, quindi la società di massa e i rapporti che ci sono stati nel passato e quindi anche al giorno d'oggi. E come l'hai svolto? Ho iniziato diciamo con un'introduzione basata su cosa è influenzata questo rapporto e poi ho fatto appunto i vari esempi, quindi di interessi, curiosità, bisogni e vari esempi. Quindi... Secondo te sono state delle tematiche difficili? Sì, rispetto agli anni precedenti, tematiche abbastanza difficili, soprattutto quello di italiano, che era un autore che non abbiamo mai fatto comunque. Rinvenuta un'ancora antica a Cammarana, questa zona di scoglitti dove sbocca il fiume Ippari fu in diverse epoche storiche un approdo per le tanti navi che per svariati motivi vi transitavano. Le prove di ciò, oltre che dalle fonti storiche, vengono dai rinvenimenti dei cannoni di Cammarana
di una grande ancora in ferro, di un'ancora romano-bizantina e di recente, poco distante dai cannoni, di un'ancora probabilmente in ferro. Secondo quanto previsto dalla legge quadro del 2004, il rinvenimento è stato segnalato alle autorità competenti. Il telegiornale termina qui, continuate a seguirci sul nostro sito all'indirizzo freetvonline1.it e sulla nostra pagina Facebook Free TV Comiso. Grazie per essere stati con noi, alla prossima!